il nostro direttore artistico, il dottor Francesco Pellicini, quindi andrà a spiegarvi in toto la stagione, augurandoci che per la maggior parte chiaramente non siamo certi che per 100 sia bella. L'importante è che sia bella per 55, poi va bene tutto il resto. Ok, Francesco. Beh, io ringrazio il Presidente che ha un dono, il fatto di essere conciso, vedevo nel frattempo, no, aveva da dire tante cose, mi fa piacere, così come ringrazio chi mi ha preceduto, ovvero alla mia sinistra Italo Corrado e Stefania Cito, i membri del CDA. Ringrazio il Sindaco Fagioli, l'Assessore Castelli, l'Assessore Tosi che è in prima fila e soprattutto ringrazio il pubblico qui presente oggi perché quando l'anno scorso mi è stato chiesto di gestire, di essere appunto in prima linea per quanto riguarda la direzione artistica, devo dire io venivo e sono tuttora da un'esperienza milanese del Teatro Nazionale di Milano, sempre poi fatto attività di spettacolo, come faccio tuttora sia di palcoscenico che di direzione artistica, privata diciamo, mi è stato detto quando la stagione, le stagioni erano già chiuse, quindi ci siamo insediati a fine maggio, inizio giugno. Bene, io ritengo che la stagione passata con alti e bassi, proprio perché è stata allestita in 15 giorni, sia stata una stagione comunque positiva, perché certamente le previsioni non erano delle più rose. Vi assicuro che non è stato facile lavorare in queste condizioni e sono contento comunque di aver passato quest'anno, anno che tra l'altro è andato anche abbastanza bene. Siccome bisogna migliorarsi negli errori, evitando di farli in futuro e cercando quindi di non perseverare, soprattutto riuscire ad entrare sempre più possibile nelle corde del teatro, io nell'impostazione della nuova stagione ho voluto e parto soprattutto per recuperare il tempo, non dico perso perché il Presidente ha fatto un bellissimo discorso, garantendo in 4 minuti ti cedo la parola, sono passati 44 minuti e mi ha ceduto la parola, quindi mi tocca correre nella presentazione, ovviamente scherzo, ci mancherebbe altro, e vorrei partire da un genere che è assolutamente nelle corde di Saronno, che è la prosa. Rispetto all'anno scorso, ed ecco assolutamente raro mano est, l'anno scorso anche per una velocità di allestimento avevamo inserito meno appuntamenti di prosa, quest'anno la prosa è stata assolutamente aumentata per quanto riguarda il numero di repliche e soprattutto è stata intensificata quanto a qualità. E vado nella disamina, credo che dietro alle spalle ci sia già appunto il cartellone. Iniziamo con ottobre, il 21 e il 22 di ottobre, con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, uno show scritto da loro stessi con la Jazz Company, e devo dire che sono contento perché Massimo e Tullio sono una garanzia di successo, ma soprattutto sono dei signori anche fuori il palcoscenico e hanno assolutamente preso con entusiasmo l'idea di aprire nei teatri come prima nazionale per la produzione in sala, che io ovviamente inviterei al microfono ad illustrarci nel merito lo spettacolo. Grazie mille l'amico Andrea, di cui io non ricordo, scusa. Buonasera a tutti, grazie per averci ospitato innanzitutto, faccio i complimenti anch'io al nuovo CDA. Che dire, dello spettacolo io non sono l'artista in questione, essendo il produttore vi dico sinteticamente qual è la trama. Questo dentista, scapolo convinto, interpretato da Nisi, si imbatte a un amante. Questa amante insomma freme per sposarsi ma lui non vuole, allora si inventa di essere sposato. A un certo punto, mancando un appuntamento, lei decide di suicidarsi, lo fa in maniera goffa naturalmente perché stiamo parlando di una commedia, stiamo parlando di intrighi divertenti e leggeri anche se vanno a toccare delle corde sempre molto interessanti perché il teatro è fatto di questo. E la nostra sventurata viene salvata dal suo vicino di casa. Il dentista allora promette per salvaguardarla, dice ti sposerò,
ma naturalmente adesso ha un altro problema, quello di trovarsi una moglie che non ha. Chiede alla sua infermiera di fare la moglie, perché l'altra vuole essere sicura che la moglie sia convinta di divorziare. Allora si va a creare un doppio intrigo. Questo doppio intrigo si risolverà in una maniera che preferisco non raccontarvi, preferisco che voi vediate. Ecco, questo è un po'. Perché il fiore di cactus? Perché il cactus, questo l'ho scoperto anch'io oggi. Oggi no, ma da poco. Fa il fiore una volta all'anno. E non lo diresti mai, pare che sia una cosa bellissima. Io non l'ho mai visto, quindi si tratta che ci sarà sotto qualcosa di veramente molto interessante. Quindi io vi auguro una buona visione, una buona continuazione. Grazie per il tutto. Come dicevo, era nell'intento della direzione artistica quello di, all'interno di un genere, cioè della prosa, quello di coniugare commedie più leggere a classici. Beh, il primo classico per il quale sono davvero fiero di parlare, di presentare, anzi secondo me c'è poco da dire, perché quando si cita Miseria e Nobiltà, tanto di cappello, quindi è una sicurezza, è uno spettacolo che ha una sua connotazione particolare, viene ovviamente da un titolo importante con, immagino, Principe Totò cinematograficamente e via discorrendo, e di Michele Sinisi, ha 11 attori in scena e, al di là della notoria storica appunto trama di Miseria e Nobiltà, ha un suo senso originale di sicura presa che invito assolutamente a venire a vedere con entusiasmo. Idem Il mercante di Venezia di Shakespeare, è un conflitto tra amicizia e amore, tra realtà e giustizia, ed è un altro classico che precede Due donne in fuga. Beh, devo dire che le protagoniste Maurisa, Laurito e Ivan Zalichi, cercheremo tutti noi di capire insieme perché fuggono. Devo dire che è un mix particolarissimo, sono due rappresentanti storiche televisive. Rivedete, il teatro è anche dal punto di vista della direzione artistica, non è solo quello di impostare determinate situazioni di peso culturale, non voglio dire che alcuni soggetti più commerciali siano meno culturali di altri, voglio soltanto dire che è giusto in qualità di direzione artistica cercare di diversificare i generi e soprattutto i personaggi. Ecco che dopo Donne in fuga, scusate vado veloce anche per non tediarvi più del dovuto, arriviamo il 27-28 gennaio con un classico di Dostoevskij, L'idiota dell'amico Corrado Accordino. Non so se in sala vi sia qualcheduno del teatro binario di Monza in rappresentanza, vi dicevano esserci, nessun problema, è un classico L'idiota di assoluta qualità. Andando avanti, il 10 e 11 febbraio del 2018, in occasione della ricorrenza delle foibe, ho avuto una bellissima, ho fatto una bellissima chiacchierata con Cristicchi, che tutti noi conosciamo, Simone Cristicchi, mi ha entusiasmato anzitutto per l'umanità, ma in secondo luogo per essere un artista eclettico sotto tutti i punti di vista, oltre ad essere un cantante. Presenta questo spettacolo che ovviamente è a tema alla ricorrenza delle foibe, ma non vuole essere anzitutto uno schieramento politico. Se voi verrete a seguire questo spettacolo vi accorgerete di quanto invece Simone abbia con meticolosità storica seguito passo dopo passo un dramma italiano che ci appartiene e che credo sia giusto e doveroso celebrare. Simone lo fa con un equilibrio storico che deve essere il giusto mezzo dell'attore, ovvero quello di andare oltre l'aspetto politico e di raccontare semplicemente il dramma, e si ritrova un'unità, un'italianità che è, devo dire, passata alla storia in quanto molto importante. Per andare a concludere gli appuntamenti della prosa, beh, ci sono altri due classici sui quali andare, non dico sul velluto, ma dal punto di vista dei titoli sicuramente sì. Il malato immaginario, noi abbiamo Arcazzurra, è una produzione con cui lavoriamo
in maniera importante, e devo dire che il direttore artistico ha anche il compito di cercare di abbattere il più possibile i costi andando a conoscere direttamente gli artisti e le compagnie teatrali. Per cui sicuramente andiamo con un marzo molto bello, fine febbraio, malato immaginario, e arriviamo alla locandiera di Goldoni, che è del regista Andrea Chiodi, uno dei registi più famosi, giovani, tra l'altro un varesotto, è il direttore artistico del Sacromonte di Varese, e soprattutto è uno degli attori, dicevamo, dei registi più importanti del nuovo circuito della generazione di registi. E quindi presenta la locandiera che mi sembra, Stefania, correggimi se sbaglio, sia passata al Carcano, dove tu con grande successo, per cui chiedevo assolutamente come conferma a Stefania che è appunto al Carcano. Il 24 e 25 marzo chiudiamo la prosa con Cuori Scatenati. Beh, anche qui abbiamo un palcoscenico importante dal punto di vista degli attori, con Sergio Muniz e Francesca Muzzi. Come vedete sono 10 appuntamenti, 5 dei quali classici e 5 di commedia. Per cui, finita la prosa, è stata una esposizione per la quale ci siamo meritati un applauso. Così subito. Grazie. Bene, adesso sono contento di essere veloce nella disamina, perché in realtà poi fa piacere considerare determinati altri aspetti. Anzitutto la presenza del pubblico, perché vedete, possono succedere tantissime situazioni all'interno di un teatro. Personalmente a me non interessano, a me interessa parlare con la gente che ama venire a teatro, ed è giusto che io sia criticato se gli spettacoli non abbiano una resa, così come è giusto e si spera di avere qualche beneficio se gli spettacoli saranno di vostro gradimento. Per cui a me interessa semplicemente parlare con gli amanti del teatro. Detto questo, andiamo alla comicità, e la comicità si apre con un lieto ritorno a Saronno di due amici con cui spesso ho lavorato, che sono Ale e Franz. C'è poco da sottolineare, sono tanti lati tanti, e quindi anche loro sono molto contenti, perché così come tanti altri colleghi conoscono e sanno dell'importanza del teatro Giuditta Pasta di Saronno. Io ho avuto modo di sostenere, senza tirarmi critiche addosso, in provincia di Varese. Noi abbiamo un territorio molto congestionato, abbiamo Gallarate che ha il condominio, abbiamo Giuditta Pasta a Saronno, abbiamo Varese e l'Apollonio, abbiamo Legnano, abbiamo Milano a due passi. Ho avuto modo semplicemente di dire che rispetto a questi teatri, senza parlare male o diversamente di questi, frequentandoli spesso, il pubblico di Saronno è quello che maggiormente ha negli abbonamenti, nel modo di prestarsi, nel modo di frequentare il teatro, una marcia di più. Per cui questo è un aspetto che vorrei continuare a tenere e sostenere, cercando di presentare il più possibile spettacoli di qualità. Il 28 ottobre abbiamo Vorrei essere figlio di un uomo felice, con Gioele Dix, altro personaggio che voi tutti conoscete, e quindi diciamo i primi due appuntamenti sono di sicura presa, visto che si parla di varietà e di comicità. Sono lietissimo però finalmente di avere tra di noi uno dei due protagonisti del terzo appuntamento di comicità, che a differenza proprio del teatro comico, quindi non si parla di teatro comico con Gioele Dix e Ale Franz, magari un po' di più, qui si parla proprio di una commedia comico-teatrale, ed è con noi, ce la spiega, l'amico Max Pisu. Grazie Max. Puoi appoggiarla sul tavolo? Grazie, tutto perché fa tutto il fumo. Parliamo dello spettacolo. Marsupio? No. Volevo portare un borsello che sembrava qua al faro meno di 70. Allora, io ero Pivalle. Vuoi spiegare tu, Marco? Perché comunque lo spettacolo di un ero Pivalle è lui, perché non l'avesse capito. Ero Pivalle è Ero Pivalle è una commedia di Francis Weber, che è l'autore, ad esempio, della Cena dei Cretini, un autore francese importantissimo, che scrive dei meccanismi comici perfetti e che ha
spesso come protagonista questa maschera Pignon, che è un uomo candido, che però crea un sacco di problemi. Infatti il titolo originale è L'Emmerdeur, quindi sarebbe colui che mette nella merda, più che rompivalle. Però di fatto, avendo Max interpretato questo personaggio, il titolo è più che mai preciso, perché riesce ad avere una carica di rottura di scatole nei confronti di quello che dovrebbe essere... quello che dovrebbe essere il vero carnefice, cioè Claudio Barda, che è un killer che dovrebbe da una camera d'albergo riuscire ad ammazzare un uomo politico, si trova di fianco questo personaggio che romperà tutti i suoi piani. Mezzo depresso perché viene lasciato dalla moglie, quindi cerca di suicidarsi in qualche modo e alla fine tira dentro anche il povero killer e diventa poi vittima. Sì, questo gioco di ribaltamento è una commedia, non è chiaro, lo diciamo, bellissima, ma è vero, nel senso che abbiamo avuto modo di... sì, per dire, una cosa particolare, noi abbiamo una scenografia fatta tra l'altro da Marco Rossi, che è anche uno scenografo molto importante, ha lavorato tantissimo al piccolo, che è una scatola di tulle giallo, in realtà il pubblico non si rende conto che è tulle, l'abbiamo fatto trasparente perché da dietro gli attori che non sono in scena vedono lo spettacolo e ridono da dietro, perché tanto Max è serissimo, però ogni sera qualche minchiata nuova la inventa, per cui c'è sempre una compagnia molto attiva perché non sa che cosa succederà sul palcoscenico. Esatto. Va bene, tornare qua Giulietta Pasta, sono dopo, ho fatto diversi spettacoli qua, quindi è bello vedere anche la mia foto qua. Questa è proprio c'è fuori, quella dove c'è nel ricordo sempre. Grazie. Marco, perché è anche scritta della produzione. Sì. Quindi è subito dopo. Grazie. Tanto che parli di Gino Gnocchi. Non va bene. Allora, giustamente mi ha anticipato Max, essendo Marco regista anche della diritta, direi che cogliamo l'occasione e ringraziamo Max, soprattutto perché è molto fotogenico. Molto... Grazie. Salto Gene Gnocchi e ci torno dopo e approfitto della conversazione. Allora, fermo restando che Eva di Aurelina Costa era uno spettacolo che io ho fatto 3 anni fa e quindi con i comici in 3 anni io non so che cosa ne vedrete, io so che cosa noi abbiamo messo in scena, poi non l'ho più visto, potrebbe esserci tutt'altro. Nasceva come l'idea di raccontare Eva e quindi il femminile in generale come sinonimo di trasgressione, cioè in qualche modo Eva rubando la mela trasgredisce per quasi il gusto di trasgredire, quindi andare contro le regole. E Rita era bravissima, immagino che lo sia tuttora, nel declinare questo tema attraverso una galleria di personaggi, mi sembra una decina se ben ricordo, in cui lei di fatto con l'ausilio solamente di alcune parrucche, non usa altro, riesce a dare vita appunto a dei tipi molto, molto divertenti, ma con anche una vena caustica molto forte, per cui Rita è un'attrice comica comunque molto impegnata socialmente e che riesce con la risata comunque a trasmettere dei concetti anche molto importanti e molto forti, quindi anche questo è un lavoro che secondo me fa ridere tanto, ma come rompiballe fa ridere con intelligenza, diciamo, in nessun caso, anche se in realtà Max rimane in mutande veramente, però diciamo non si mostra le mutande, è un modo comunque di fare comicità anche andando nei territori della farsa, nel caso del rompiballe, ma sempre cercando di avere una costruzione teatrale a tutto tondo. Ho finito. Grazie Marco, gentilissimo, questo è un contento del fatto che ci sia Rita, perché sparta un tabù, ovvero che la comicità è umana, non è solo maschile, e quindi Rita è assolutamente benvenuta e soprattutto molto molto brava. Abbiamo saltato, proprio per dare parola, unendo la presenza di Marco, abbiamo saltato l'intervento di Gene Gnocchi. Gene Gnocchi è un comico particolare, è un comico secondo me che trova la sua vera vocazione in teatro. Può piacere o non piacere, è un comico che comunque spacca, che divide certamente, a me per esempio quando faceva il rompiballe, scusatemi il termine, alla Domenica Sportiva a me che piacesse molto, i suoi interventi sono particolarissimi, ma io dico che il teatro trova la sua vocazione e secondo me sarà
una serata davvero importante e che è successo. Così come molto intelligente anche lo spettacolo rappresentato da Cevoli, la Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli. Dovrebbe esserci la produzione, dovrebbe esserci Giovanna De Capitani qui a parlarci di questo spettacolo, e ringrazio Giovanna della presenza. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a Francesco per questa opportunità. Dunque, lo spettacolo di Paolo Cevoli messo in scena per la prima volta per questa stagione debutterà al Teatro Manzoni di Milano il 10 di ottobre. È una rivisitazione in chiave divertente del libro della Bibbia che tutti conoscono ma pochi hanno letto completamente, almeno da quello che risulta poi dalle chiacchierate che facciamo con il pubblico. La regia di Daniele Sala è accompagnato da tre cantanti. È una rivisitazione divertente, ironica, molto simpatica, che va a cogliere alcune ammodernamenti, se vogliamo, raccontata proprio nel suo modo di attore bolognese, romagnolo, ma tocca comunque dei valori, non è mai dissacratoria, anzi piace molto anche ai preti, quindi non preoccupiamoci se c'è se ci sono presenti in sala cattolici, cristiani. Sono convinta che questa modernizzazione della Bibbia, del testo sacro, lascia comunque dei valori molto forti ed è vissuta da Paolo in chiave molto leggera. Vuole raccontare a modo suo quello che la Bibbia gli racconta e gli resta dentro. Paolo comunque ha fatto un percorso anche spirituale di un certo tipo, quindi non si permetterebbe mai di mettere in discussione i valori della Bibbia. Le tre cantanti sono bravissime, si riallacciano a delle canzoni conosciute, soprattutto legate a Sanremo, per cui certe canzoni anche d'epoca un po' retro che noi ci ricordiamo sono lo spunto e il leitmotiv di partenza perché Paolo cominci a raccontare questo percorso attraverso la Bibbia. Sono convinta che vi piacerà perché è uno spettacolo davvero particolare e lui ha questa carica romagnola che vi conquista subito. Quindi aspetto tanto pubblico. Ciao, come sempre, molto gentile. E signore, bene, chiudiamo la parentesi della comicità del Variety con uno spettacolo particolarissimo che racchiude comicità ma sotto un aspetto differente. Si parla di comicità, di ballo, un invito assolutamente a una compagnia di grido, di fama, sono gli Oblivion. Era anche per cercare di variare, oltre al teatro comico rappresentato da Max e da Claudio, oltre alla comicità classica, oltre alla comicità femminile, era anche un altro modo per andare a rappresentare in maniera e in chiave diversa la comicità. Beh, devo dire che Saronno è soprattutto nota dal punto di vista del palcoscenico, altresì per le operette e per le opere. Se è vero che il comico fa sempre piacere vederlo dal vivo, perché la sua dimensione principale è quella dal vivo, è altrettanto vero che essere preparati su tutti i fronti con differenti generi di spettacolo è d'obbligo per la direzione artistica. E beh, qui per quanto riguarda l'operetta e l'opera abbiamo degli appuntamenti di tutto rispetto. Abbiamo il 21 gennaio del 2018 un lietissimo ritorno con Elena D'Angelo, Il paese dei campanelli, per chi è stato nella passata stagione presente agli appuntamenti con Elena D'Angelo si sarà reso conto della professionalità dell'attrice. Poi abbiamo La principessa della Xalata, che è un'operetta in tre atti, e abbiamo poi due classicissimi che sono La Traviata di Giuseppe Verdi, con la regia di un importante addetto ai lavori che è Cassano, ed infine il Don Giovanni. Per cui direi che per quanto riguarda l'opera e l'operetta è di tutto rispetto il palcoscenico. Il presidente mi diceva che dovrebbero essere in sala i protagonisti
Benissimo, della Traviata, allora incominciamo con la regia, appunto dicevo, di Giuseppe, la regia di Pierluigi Cassano, se è presente volentieri il maestro. Grazie maestro, mi scusi per questo momento di ripariare. Buonasera, sono Stefano Giaroli, probabilmente alcuni di voi se hanno assistito alle opere mi avranno visto lì in mezzo perché sono il direttore d'orchestra di queste opere, nonché il produttore di questi spettacoli. E Don Giovanni e Traviata, noi forse siamo la cosa più classica che c'è qua dentro, eppure forse la più rivoluzionaria. Perché? Perché tutti sapete che l'opera è una cosa costosissima, ma tanto. Abbiamo visto l'anteprima di alcuni spettacoli importantissimi con attori di primaria grandezza, però si parla di spettacoli che hanno non tantissime persone in scena. Un'opera fatta anche adeguata a questi spazi ha come minimo 70-80 persone. Volendo fare uno spettacolo professionale, e quindi attingendo solo al mondo professionale e non amatoriale, e fare delle cose di un certo valore è una rivoluzione. Ed è questa la rivoluzione che noi abbiamo compiuto diversi anni fa, che ci ha permesso, per esempio, di sopravvivere al cambio di gestione di questo teatro. E questo ci fa molto onore, perché significa che come dire, il valore dei nostri spettacoli ha fatto sì che, e il successo che ha riscontrato presso il vostro pubblico, ha fatto sì che si continuasse a venire, e compiendo appunto questo miracolo economico al contrario, cioè fare tanto con poco, e la qualità appunto ci ha premiati. E considerate che la Traviata e Don Giovanni sono alcune delle nostre produzioni più importanti, le teniamo su da diversi anni e le continuiamo a girare. Traviata sarà il 17 di luglio a un festival internazionale, per esempio all'Isola d'Elba. Il Don Giovanni l'abbiamo già fatto in importantissimi teatri anche all'estero, fra cui la Francia, per esempio il Festival di Rive di Salon de Provence. E quindi sono due dei nostri cavalli di battaglia che molto volentieri portiamo qui a Salone. Negli anni scorsi abbiamo fatto Carmen, Butterfly, e Nabucco, quest'anno i Cavalieri Pagliacci. E siamo molto contenti di poter tornare, perché veramente siamo alla prova, e il teatro Giulietta Pasta è con noi, che in un certo modo anche la lirica è possibile senza avere 3 milioni di budget. Quindi questo è molto importante. Vi dico solo che il tenore che era in Cavalieri Pagliacci il mese di marzo scorso qui da voi, attualmente al Festival Picignano in Torre del Lago, e il tenore che ha fatto 2 anni fa qui da voi è Traviata, comunque Diego Cavazzin, che tra l'altro, Butterfly, pardon, in questo momento è il tenore principale della Tosca che stanno facendo a Roma, a Caracalla. Quindi noi abbiamo anche questa capacità di scovare dei talenti che poi, anche grazie a noi e quindi anche grazie a Giuditta Pasta, poi prendono fuori. E quindi grazie ancora una volta al teatro per averci dato fiducia e di credere in questo progetto. Grazie. Grazie. Velocemente consideriamo un genere altrettanto nobile, che è quello della danza, e dove devo dire l'anno scorso abbiamo avuto due generi che hanno sofferto un pochettino di più, uno di questi è stato la danza. Abbiamo cercato quindi di considerare tradizione ma anche innovazione. Ecco che il 17 dicembre ci sarà lo Schiaccianoci, che è ovviamente un balletto di una tradizione mondiale che non ha bisogno assolutamente di presentazioni, ma abbiamo altresì, e questa è la mia riflessione, la mia innovazione, quello di considerare un genere che sarà in scena il 9 febbraio del 2018, il flamenco tablao in teatro. E devo dire che questa è una scommessa e sono lietissimo di dire che a mio avviso sarà apprezzata. Andiamo a chiudere il calendario della danza il 17 febbraio con Night Garden, un notissimo direttore artistico che è Hein. Passiamo per concludere alla musica. La musica, quando io sono entrato alla direzione artistica del teatro, devo dire, ho puntato molto su questo genere.
cercando di conciliare spettacoli di prima fascia importanti con nomi nazionali, come per esempio è stato l'anno scorso Finardi piuttosto che Conte, via discorrendo, e ho potuto capire che in quei casi andava molto bene, mentre in altrettanti casi meno famosi sulla carta, ma assolutamente validi professionalmente e artisticamente, si sopprima un po' di più. Per cui quest'anno, rafforzando la prosa, abbiamo ridimensionato la musica andando a considerare soltanto personaggi di un certo spessore. Anzitutto apriamo con Sergio Caputo, che è un artista ironico, surreale, un jazzman davvero importante, artista molto amato al nord Italia, non solo celebre per le canzoni che tutti conosciamo, tipo Il Sabato Italiano e via discorrendo, tra l'altro oggi è in tour con Baccini. Abbiamo poi Cent'anni nel mito, questo è un omaggio che Giuditta Pasta fa con grande forza e coraggio proprio perché crede vivamente in questo progetto a Frank Sinatra e lo fa in grande stile con un'orchestra assolutamente di 40 elementi e devo dire che era uno degli aspetti legati agli omaggi a cui tenevo maggiormente. Abbiamo poi a dicembre nelle atmosfere natalizie il gospel e andiamo a chiudere con tre artisti fondamentali del panorama e del palcoscenico italiano. Il primo è Fabio Concato, che è venuto 2 anni negli ultimi 5 al Teatro Nazionale di Milano facendo l'esaurito in entrambi i casi. Fabio Concato, pochi sanno che ha iniziato la sua carriera come comico, lui era un comico, con questa vocazione per la musica che poi ha sviluppato negli anni. Ebbene, ti accorgerete alla presenza di Fabio Concato di quanto lui sia piacevole soprattutto nell'intrattenere il pubblico in maniera ironica, in maniera disincantata, e soprattutto lo si ricorda per memorabili poesie della canzone italiana. Abbiamo L'Andando Vivendo con Saule Chilate il 16 febbraio e chiudiamo con un altro concerto davvero imperdibile, che è quello di Angelo Branduardi. Per cui, come vedete, sì, la musica è stata ridimensionata nel numero delle repliche, ma è assolutamente di importanza di palcoscenico di nome. Brevemente, siccome non ci fermiamo e le repliche sono davvero tante, mi diceva Lara, che è una ragazza del dipendente del teatro che si occupa in modo particolare dell'allestimento della stagione dei teatri ragazzi, che non si sentiva assolutamente di parlare, mi diceva: Francesco, guai a te se ti fai parlare, e io aspetto sul palcoscenico Lara. Grazie, un applauso. Diciamo che però la tutelo, un saluto. No, Lara è assolutamente una persona specializzata nel settore del teatro ragazzi, è molto amata per questo dalle famiglie, dai bambini, e mi sembrava doveroso, oltre che elegante, far sì che parlasse anche lei. Buonasera a tutti. Per continuare la tradizionale programmazione per quanto riguarda il teatro ragazzi, dedicato alle famiglie e ai bambini, quest'anno saranno 6 gli spettacoli in scena, tra cui 3 nuove produzioni visionate in 2 importanti festival italiani, Segnali di Milano e scusate se non mi sono e il Festival del Teatro Ragazzi di Torino. Apriamo la rassegna con un ospite consueto per noi, Claudio Milani, con il suo spettacolo Lulù, che poi ci illustrerà Francesco, se possiamo lasciare, sì, certo. 2 secondi, anzi possiamo chiamarlo. Possiamo già chiamarlo. Ecco, Claudio. Claudio Milani. A essere attore, drammaturgo e formatore, appunto si occupa anche dei laboratori per i bambini qui da noi. Sarà uno strano, arriva Claudio e non gli fa l'applauso. Io poche parole sullo spettacolo. Lulù è un mostro azzurro, grande così, mangia una cosa brutta e partorisce una cosa bella, una lucciola.
L'idea è nata guardando un prato pieno di lucciole, non so se vi è mai capitato, è magico e noi lo rifacciamo in scena, davvero. Poi chi vuole gli spiego come facciamo. L'idea è nata anche in un giorno di terremoto, eravamo in Emilia Romagna, stavamo preparando lo spettacolo, era mattina, trema il teatro, usciamo e ci domandiamo come si fa a digerire una cosa così. E nella vita ci sono cose che riesci ad affrontare con l'intelligenza, altre con il cuore, altre con l'istinto. E quindi nella storia tre fratelli, uno di pancia, uno di testa, uno di cuore, uccidono un malvagio, forse non proprio. E ci siamo domandati, queste cose le digeriamo, sapete ci sono tante cose legate al metabolismo, questa cosa non va nessuno giù, mi è rimasta sullo stomaco, però se arriva un terremoto o se succede qualcosa che è fuori dall'umano, allora arriva Lulu che è un mostro, la mangia, ci partorisce una lucciola. Questa è la storia. Grazie Claudio. Seguiamo poi la programmazione nel mese di novembre con uno spettacolo del Teatro del Buratto che si intitola Becco di Rame, che è tratto da una storia vera, la storia vera di questa papera che è messa a guardia appunto di un'aia e di tutti gli animali dell'aia e una notte una volpe cerca di mangiarsi le galline e lei deve proteggerle e ci rimette il becco. Allora questo veterinario che vedete proprio nell'immagine decide di costruirle questa protesi e per ridarle appunto la possibilità di continuare a fare quello che ha sempre fatto e di vivere e di proseguire. Teatro su nero, molto poetico, con pupazzi animati da tre attori, alti quanto me, porteranno i ragazzini in un mondo favoloso, assolutamente pieno di emozioni. Nel mese di dicembre abbiamo programmato un musical, Buon Natale Babbo Natale, che è una divertentissima produzione di Fondazione AIDA, che ci accompagnerà appunto verso le festività natalizie. Sempre a tema natalizio sarà lo spettacolo che verrà messo in scena il 7 di gennaio, diversamente dagli altri anni perché il 6 abbiamo appunto l'opera e quest'anno il 7 di gennaio sarà appuntamento per le famiglie con Storie di Alfio Folletti, che è una produzione della Baracca di Bologna. Proseguiamo poi nel mese di febbraio con una nuova produzione di Artevox in collaborazione con Teatro del Buratto, uno spettacolo molto poetico con vari linguaggi, che utilizza vari linguaggi, dal teatro d'attore al teatro alle marionette a proiezioni, che si chiama Lupi Buoni e Tori con le Ali ed è l'avventurosa storia di questi due lupi, cioè di questo lupo buono che vuole essere buono perché non tutti i lupi sono cattivi, fantastica. E terminiamo con il nuovo spettacolo di Michele Capacci, che noi tutti conosciamo come il Mago delle Bolle qui a Saronno, che si intitola Controvento ed è una poetica storia di un aviatore che si perde nelle nuvole e ovviamente le nuvole saranno bolle di sapone. Grazie per l'attenzione, scusate le emozioni. Tutto della chiacchierata 8:30. Grazie. Grazie mille. Bene, andiamo a chiudere con eventi speciali. Sono il 31 di dicembre 2017, il Capodanno, il Gran Galà dell'Operetta e fuori abbonamento abbiamo i nostri amici lemianesi che stanno già andando a ruba per quanto riguarda i biglietti e che come da tradizione ogni anno aprono a settembre la programmazione fuori stagione del Teatro Giuditta Pasta. Devo dire, vado a concludere, che abbiamo comunque anche due altri artisti, se non curati direttamente da noi, ma abbiamo dato il teatro in affitto perché ci siano, che sono La Sconsolata e sono Giacomazzi. E questo è quanto abbiamo proposto e quanto abbiamo prodotto per voi. Auguriamoci tutti che sia semplicemente una bella stagione e basta. Grazie. Diciamo che abbiamo, prima di concludere, volevamo fare anche un altro passaggio, ma l'orario sta diventando un pochino troppo lungo, quindi è meglio finire qua la nostra programmazione. Vi diciamo invece che
All'interno di tutte queste nostre novità ce ne sono due molto importanti. Una è il sito nuovo che avremmo voluto spiegarvi questa sera con Guido, ma però andiamo troppo lunghi, quindi ci auguriamo che invece voi possiate entrare nel sito, navigarci. È un sito molto, molto bello, molto particolare, dove ci sarà la possibilità, c'è un blog, ci sarà la possibilità di interagire con gli artisti, cioè è una cosa veramente nuova, innovativa, e consiglio a tutti voi veramente di entrare in questo sito e cominciare a lavorarci, a capirci, a far domande, a quello che vi serve, insomma, noi siamo a disposizione di tutti quanti. Altra novità molto importante che abbiamo inserito quest'anno nella stagione teatrale saranno le card. Sono delle figlie di carte, nel senso che con queste carte cercheremo di agevolare tutti quelli che saranno gli spettatori che verranno a teatro tramite delle scontistiche, tramite tutta una serie di iniziative che il nostro ufficio sta cercando di portare avanti, sta cercando di migliorare, questo sempre nell'interesse dell'utente finale. Quindi crediamo di aver predisposto un servizio un pochino a 360 gradi. Certamente c'è sempre da migliorare e miglioreremo. Se ci sono delle cose particolari che magari volete segnalare all'interno del sito, piuttosto che novità o tutto quanto, siamo disponibilissimi e aperti a tutto quanto. Ora, prima di concludere, non so, se qua io lascerei tranquillamente libero il pubblico, se vuol fare domande, noi siamo a disposizione, se vuol fare domande alla direzione artistica piuttosto che al CDA, non c'è nessun problema, siamo qua tranquilli a aspettare che qualcuno di voi voglia fare qualche domanda. Non è obbligatorio, per carità. La mia foto, volevo dire. Ho telefonato, se mi hai visto distratto un attimo, perché stavo già rimediando Max. Per cui, prima domanda, foto, stiamo già rimediando, siamo operativi, siamo. Senza problemi, riportiamo anche il microfono, se non ci avete la voce giusta, noi non abbiamo problemi. Curiosità, i giornalisti in sala. Tutti dicono, dai, chiacchiamo. Perfetto. Chiedono i prezzi. I prezzi li potete trovare tranquillamente sul sito internet. No, aspetta che Oscar. Così. Se chiedo magari. Prego signora. Adesso le porta il microfono. Ah, c'è Elisabetta. Sì. Volevamo sapere perché è stata tolta la rappresentazione del venerdì sera. Quindi la domanda va, immagino, alla direzione artistica. Non è per scaricare il barile, è una scelta del CDA, ma le rispondo anche io, signora, perché abbiamo visto, se mi permetti, se vuoi invece rispondere tu, la faceva direttamente al sottoscritto, signora? A tutto il CDA. A tutto il CDA. Quindi è giusto e è comprensibile che risponda quindi tecnicamente a questa domanda il presidente del CDA. Ma sostanzialmente perché abbiamo visto che in questi anni il pubblico è andato sempre più a frazionarsi e al contrario invece i costi delle compagnie più che frazionarsi vanno ad aumentare. Di conseguenza siamo stati costretti un pochino a questa scelta che era quella di diminuire una serata che ci rendiamo conto possa creare probabilmente qualche scompenso, ma d'altra parte con quella serata in più sarebbe stato molto difficile riuscire a coprire i costi delle compagnie stesse con il pubblico che avevamo. Quindi è stata una scelta di primo risparmio? È stata una scelta, scusi? Di risparmio? È stata un più di ottimizzazione. Di ottimizzazione del discorso dello spettacolo. Il discorso è che se abbiamo, le faccio un esempio, ci spiace, io mi auguro che magari, non so, se fossero stati 200 gli abbonati del venerdì sera si possono recuperare tra sabato e la domenica, probabilmente non sarà così, però è anche vero che diversamente non saremmo riusciti con questo livello di compagnie e con tutta la struttura che abbiamo riuscire a recuperare il discorso dei costi. Grazie. Prego. Prego signora. Ah, scusi, porta il microfono. Sono arrivate due domande,
diciamo che ho sentito prima la signora, adesso arriva Elisabetta, prego signora. Due parole soltanto, perché eliminate sempre la musica classica? Quindi questa è più squisitamente al sottoscritto. Ma guardi signora, il fatto di gestire almeno 60 spettacoli suddivisi tra opera e operetta non mi porta a, come dire, a trovare delle scuse per aver eliminato la musica classica. Mi rendo conto, tra l'altro non ho detto l'ultimo aspetto, un'altra novità che è il musical che non avevamo considerato, mi rendo conto che sia una mancanza e che sarà compito della direzione artistica anche durante la stagione in corsa prevedere, non solo per accontentare lei ma per tutti coloro che hanno questo desiderio. Grazie del consiglio signora, grazie, provvederemo. E poi c'era la signora? C'era la signora qua. Sì. Anna. Maria Luisa Sala, io frequento questo teatro da quando è nato, 1990. Il presidente ha detto che il passato, penso si riferisse ai costi e ai debiti. Però i saroninesi di queste cose non ne sanno niente, io lo dico anche al sindaco. Sarebbe il caso che venissero informati sui buchi che sono stati fatti negli anni precedenti, perché poi ci ritroviamo con una serata in meno. Quindi io d'accordo che, come dite, il passato non ci riguarda, però i saronesi sì, perché le tasche sono le loro e gli errori, se qualcuno sbaglia, paghi. Poi devo fare... Io sono d'accordissimo con lei, sono d'accordissimo con lei. Una cosa direttore, gli è scappata. Cominciamo l'affermazione. Ah sì? Prego, prego, allora andiamo per ordine, signora. Allora, no, ma questa è una battuta. No, ci mancherebbe altro. Perché lei ha detto, dobbiamo migliorare gli errori. Sì, mi sembra umano come atteggiamento. Non gli errori. No, dobbiamo migliorare. A non commetterli. Beh, ma se li commetti e hai l'umiltà di ammetterli, beh, è giusto il divenire e dire ho fatto un errore. No, abbiamo precisato questo aspetto. Benissimo, però rispondiamo anche alla prima domanda della signora. Io capisco benissimo tutto quanto. Probabilmente non è nemmeno l'unica persona a farsi questa domanda. Questo CDA non ha la competenza di dover far fronte a questo tipo di discorso. So che per certo leggo pochi giornali, perché mi danno veramente, leggo veramente pochissimo i giornali, ma so invece per certo che la questione teatro, la questione finanziaria legata al teatro abbia riscosso all'interno della città di Saronno parecchio rumore, quindi non entro nel merito di questo, entro invece nel merito del fatto che questa situazione va sistemata, va azzerata. Alterata la situazione si può ripensare di ricostruire nuovamente un certo tipo di discorso, però ora non è il momento di fare questo tipo di discorso, ora è il momento di cercare di fare una buona stagione augurandoci che il pubblico possa sempre venire come è venuto un po' negli scorsi anni per poter recuperare, diciamo, il tempo perso. Questo è quello che le posso dire e quello che sicuramente ci impegneremo a fare. Grazie.
anche perché aggiungo artisticamente io una chiosa che sarebbe meraviglioso lavorare con mezzi potentissimi, sarebbe meraviglioso, il fatto di farlo in salita è una doppia sfida che continuiamo ad accettare e che sono sicuro che col tempo arriverà a portare dei risultati. Ci sono altre domande? Non fatele più. Allora ci aspetta fuori, a parte che siamo anche fuori, quindi se volete farci domande siamo disponibili anche fuori all'esterno, c'è un bellissimo aperitivo che ci aspetta all'esterno, quindi chiaramente siete tutti invitati. Io ringrazio tutti voi presenti, ringrazio l'amministrazione che ha voluto sostenere, che ha voluto fare in modo che questo CDA arrivasse a fare questa presentazione. Come vi ho detto, quello che può promettere questo CDA è il lavoro e noi sul pezzo ci siamo. Unitamente a noi ci sono dei bravissimi ragazzi all'ufficio che si danno veramente da fare costantemente. Grazie. Grazie a voi, buona stagione, grazie.